Franco su Radio Belle Monella, Sneaking Out the Back Door, alle 16:08 minuti. Siamo giusti proprio con l'orario. So che con me c'è è già una persona che abbiamo abbondantemente anche oggi pubblicizzato, mi aiuterà in questa intervista anche Paolo Baruzzo, che è qui di fronte a me. Ciao Paolo. Ciao Franco, buon pomeriggio a tutti gli amici di Belle Monella e buon pomeriggio al nostro gradito ospite Don Filippo Ferraro. Ciao Paolo, buon pomeriggio. Ciao. Buon pomeriggio. Allora, questo è un appuntamento speciale perché con Don Filippo andiamo a presentare un nuovissimo lavoro che si chiama Orizzonti Verticali. Trattasi di un CD che è composto di 14 tracce, un misto fra canzoni e dialoghi. Lo scopriremo insieme fra poco o possiamo già cominciare? Io direi che possiamo già iniziare con sentire già la prima canzone che abbiamo scelto insieme, che è Cosa Voglio, giusto? Cosa Voglio. Te la sentiamo. Insomma, scoprendo un album nuovo di Filippo Ferraro. È curioso perché lui è un don, per questo oggi l'abbiamo invitato. Stiamo scoprendo questa chicca che insomma ha creato insieme anche altri personaggi che poi andremo a ricordare. C'è Paolo Baruzzo con me, andiamo a scoprire anche il personaggio, no, che abbiamo qui davanti, che esatto. È Don Filippo. Chi Don è Filippo. Don Filippo? Don Filippo Ferraro è un prete della diocesi di Treviso, attualmente è vicario parrocchiale
Natale a Quinto, diciamo più semplicemente cappellano, esatto, a Quinto di Treviso, ed è il primo prete della diocesi di Treviso che ha realizzato un album, che si è cimentato in questa avventura discografica. Come hanno reagito i tuoi più stretti amici, ma in modo particolare il parroco di Quinto, quando gli hai comunicato questa tua intenzione di realizzare un CD? Beh, è una cosa che avevo tenuto un po' nascosta, diciamo così, non certo perché mi vergognassi, ma perché facendo tante altre cose magari l'avevo tenuta un po' in disparte. Poi è venuto fuori questa occasione di concretizzare in un CD la mia passione per la musica, ne ho parlato e ho felicemente scoperto che il parroco era contento di questo e mi ha incoraggiato, anche perché è stata un'occasione per raccontarmi. Forse ci siamo anche conosciuti meglio attraverso questo CD, nel senso che in questo lavoro musicale ho messo me stesso, il mio percorso personale e anche la mia vocazione di prete. Così ho cercato di raccontarla e di raccontarmi. Questo per quanto riguarda Don Artemio Favaro. E per quanto riguarda la tua famiglia, i tuoi genitori, tu sei originario di Mussolente. Esatto, e è stata anche per loro una bella sorpresa il fatto che nascesse un CD, non tanto il fatto che cantassi, perché penso mi abbiano sentito cantare, fischiettare e suonare da quando ero piccolissimo, quindi forse sotto quel punto di vista non è stata una gran sorpresa. Che strumento suoni tu? Beh, di solito la chitarra, poi a casa un piano con cui ogni tanto mi accompagno, ecco. L'obiettivo di questo album, cioè che Don Filippo Ferraro abbia detto metto in musica le mie emozioni, raccolgo un po' alcune mie esperienze, alcuni rapporti con persone eccetera e le traduca in canzoni, con quale obiettivo, con quale scopo? Da una parte quello di dare a me stesso, credo, l'occasione, la possibilità di raccontarmi. Sai, un po' dipende dal carattere. A me non viene sempre facilissimo parlare di me e raccontare le cose che ho dentro, però il linguaggio della musica è così universale, così evocativo e è anche bello, e quindi permette magari di dire cose che normalmente a parole non riesci a comunicare, e questo è stato sicuramente uno degli obiettivi. Poi è diventata anche una bella occasione per comunicare, specialmente con i giovani, per raccontare un po' il mondo interiore che avevo dentro. Allora adesso vorrei intervenire anch'io, perché vorrei anche capire insieme a... posso darti del tu, Don Filippo? Certo. Benissimo, visto che hai anche la mia età, quindi esatto, mi sento anche una certa vicinanza. Allora volevo chiederti però, visto che hai parlato, insomma, diciamo l'età, sveliamo l'età. No, non si dice l'età. 30... 35 ben portati, bravo, esatto. Allora Don, che cosa si racconta però in questo disco? Quali tematiche hai affrontato? Beh, un po' le tematiche che hanno accompagnato anche la mia giovinezza, un po' i desideri, i sogni che avevo dentro, il bisogno di raccontarmi, di avere relazioni, amici autentici, persone con cui confrontarsi. C'è anche il bisogno che ho sempre sentito vivo dentro di me di non essere una persona banale o mediocre. A volte non è facile, perché la tentazione di omologarsi, di essere come gli altri, di non seguire la propria strada perché è faticoso, ti tenta, insomma. E un po' il mio mondo interiore, c'è anche raccontata la mia giovinezza, gli anni belli del liceo, penso Vicino a un ponte, che è un po', certo, un pezzo che racconta anche questo. Dopo ascoltiamo. Assolutamente, magari. Sì. E so che ti sei avvalso anche di collaborazioni importanti, vero? Certo, c'è stato un incontro un po' all'inizio casuale, fortuito, con Benito Madonia, che è un bluesman, produttore, che ha lavorato con tantissimi cantanti, da Rossana Casale, Alex Baroni, per dirne alcuni, che ha accettato di darmi lezioni di canto, così, e l'avevo incrociato tramite un'amica. Sì. E dopo è nata un po' questa cosa del CD, quando ho scoperto che avevo anche scritto, ha ascoltato, creduto nel progetto, e forse ancora prima di me, e così ne è nato. Poi ovviamente si è avvalso anche di collaboratori, strumentisti, sì, e anche il tecnico che ha curato dopo il mixaggio del CD, che sono veramente di alto livello, quindi ne è uscito anche un prodotto musicalmente buono. Sì, infatti le sonorità sono molto di qualità. Disco registrato in Piemonte? Lo studio ad Alessandria, Sicartosio per la precisione, un bellissimo studio perso nelle colline.